I musei in questo periodo sono chiusi e questo non ci permette di mantenere il nostro contatto diretto con tutte le opere che loro contengono. E quindi perché non fare un viaggio virtuale nell'arte tutti insieme? Ovviamente il tema del canale è il vino. Per questo, con una magia, intrecciamo i due temi e benvenuti a Il vino e l'arte. Il nostro viaggio oggi parte da una banconota da 100.000 lire e se per alcuni potrà tornare in mente un po' di nostalgia del passato, non è tanto del valore della banconota che vogliamo parlare, quanto dell'effigie del pittore su di essa rappresentate. E infatti oggi parleremo di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. Caravaggio nasce nel 1571 e muore nel 1610. Nella sua vita breve ma intensa ha dato sicuramente un grande contributo all'arte mondiale. Infatti sarà uno dei primi pittori a introdurre l'uso della luce come contributo scenografico all'opera pittorica. Questo andrà ad influenzare la pittura barocca dell'epoca successiva e anche il fatto di aver usato l'espressività umana anche per i sentimenti più forti, come ad esempio il dolore, darà una maggiore connotazione caratteristica alle sue opere. Le opere di Caravaggio sono veramente tantissime, però in questa prima puntata di Il vino e l'arte parleremo di uno dei quadri che probabilmente vengono subito alla mente quando si parla di vino, Il Bacco adolescente. L'opera si può ammirare agli Uffizi di Firenze e risale al periodo chiaro dell'artista, indicativamente tra il 1589 e il 1596, ed è un dipinto olio su tela. È un'opera del periodo chiaro, in quanto ancora non predominano i colori scuri e cupi che saranno poi il vero tratto caravaggesco, ma già si delineano alcuni caratteri tipici, come ad esempio le nature morte, che erano già in voga nella pittura fiamminga dell'epoca. Il dipinto fu commissionato dal cardinal Francesco Maria del Monte, che volle farne omaggio al granduca di Toscana Ferdinando I, in segno di amicizia e di dono nuziale per il figlio Cosimo II. L'opera si è prestata nel tempo a diverse interpretazioni, alcune più sacre, altre più profane, ma quello che sicuramente suscita questo dipinto è un invito a un brindisi, a celebrare con un calice di vino una lieta occasione. Tra le interpretazioni, diciamo più sacre, per alcuni la figura potrebbe essere un'allegoria di Cristo, che dona il suo sangue, contenuto nella coppa, in segno di sacrificio per il bene dell'umanità. Il legame tra il Cristo e l'uomo e si celebra attraverso il nodo nero che viene portato all'ombelico. Per le immagini, diciamo più profana, sicuramente questo ragazzo posto sul triclinio, vestito con un panno bianco e sommortato da tralci di vite sul capo, ricorda molto da vicino la figura del Bacco mitologico, quello a cui siamo normalmente portati a pensare immaginandoci il dio del vino. Un particolare molto interessante di questa opera è la bottiglia di vetro, in quanto recenti restauri hanno fatto emergere la presenza di un volto riflesso al suo interno. Molto probabilmente potrebbe trattarsi del volto dello stesso Caravaggio, intento a dipingere il quadro, quasi come se ci volesse portare, assieme a lui, all'interno del suo momento creativo. Ma fra i tanti misteri e curiosità che questa opera contiene, sicuramente ci potremmo chiedere quale vino potrebbe essere contenuto all'interno della brocca. Non abbiamo certezze storiche né documenti o qualche idea che ci possa confortare sul suo contenuto, ma quello che possiamo vedere è un vino rosso con un colore abbastanza scuro, e qui potremmo andare a trovare e a ricercare all'interno dei vini dell'epoca qualcuno che ricada all'interno di queste caratteristiche. La difficoltà nell'individuare il vino giusto sta sicuramente nel fatto che
all'epoca non c'erano le denominazioni che oggi conosciamo, ma il vino era principalmente prodotto per uso, diciamo, domestico o comunque per autoconsumo. Però possiamo dire che, guardando un po' il colore e la tipologia di vino che viene rappresentata, potremmo orientarci verso un Sangiovese o un Cesanese, che all'epoca erano già vini bevuti e conosciuti all'interno della provincia laziale e che quindi potrebbero essere finiti all'interno della brocca e anche del calice che viene mostrato all'interno del dipinto. Anche la coppa nella quale è contenuto questo vino è abbastanza particolare e singolare, e probabilmente si tratta di un calice di epoca romana. Potrebbe trattarsi di una fiala, anche se in realtà molto spesso queste coppe non erano di materiale vetroso, ma di metallo oppure dorate. Non è così facile stabilire quale tipologia di coppa sia stata usata, questo perché gli antichi romani erano particolarmente, come dire, puntigliosi nella scelta della coppa per il vino. Pensate che ne avevano più di 300 tipologie diverse a seconda dell'uso e del vino che doveva essere contenuto. Quindi individuare con certezza quale sia e su quale scelta sia ricaduta quella di Caravaggio è sicuramente un'impresa abbastanza ardua. Indipendentemente comunque dal vino contenuto, dalla forma della coppa oppure dai messaggi che ci voleva trasmettere l'opera, sicuramente Caravaggio ci regala un dipinto che entra sicuramente a far parte di diritto della storia del vino e anche tra le opere sicuramente più significative da lui dipinte. Questo Bacco adolescente troverà poi anche una sorta di seguito in un altro dipinto, sempre di Caravaggio, il Bacchino malato, una forma forse un po' più decadente e che rappresenta appieno la seconda fase della vita del pittore, anche seppur breve, dove appunto ci sarà un cambio rispetto al periodo chiaro che abbiamo visto oggi con questo dipinto. Se però volete togliervi la curiosità o la, come dire, la voglia di vederlo da vicino e ammirare e anche ritrovare un po' quello che abbiamo raccontato in questa puntata, sicuramente potrete andare alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove questo quadro fa bella mostra di sé all'interno delle sale, e ritrovare e unirvi a Bacco in questo meraviglioso brindisi che ci offre. Anche per oggi abbiamo terminato qui la nostra puntata. Come sempre vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, per tutte le iscrizioni e per tutti i commenti che fate al di sotto dei vari video. Vi ricordo di iscrivervi anche alla pagina Facebook e al canale Instagram e di condividere questo e gli altri video del canale con tutti i vostri colleghi, amici, parenti e chiunque possa essere interessato al mondo del vino. E vi lascio come sempre con le mie solite raccomandazioni, e cioè che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, ma soprattutto non bisogna bere se si hanno meno di 18 anni. E ringraziandovi ancora per la visione, vi saluto e vi aspetto al prossimo video qui su The Wine Channel dedicato all'arte. Un ciao da Francesco.